E adesso torniamo a parlarvi di Pago Pacifico Settembre e Serena Enardu. Diciamocelo francamente, sono stata la vera anima di Temptation Island VIP 2. E per quanto mi riguarda la vera anima in attesa, in quanto la sottoscritta su Serena Enardu dopo Uomini e Donne si era fatta un giudizio completamente differente. In questi giorni Serena Enardu si è limitata più che altro a pubblicizzare i prodotti per la cura del corpo che sponsorizza. La vera dichiarazione arriva stamattina, due giorni dalla fine del programma in televisione. Dice Serena Enardu dopo Temptation Island: alle volte il silenzio dice quello che il tuo cuore non avrebbe mai il coraggio di dire. Alda Merini. Citazione però anche questa che gli è valsa solo critiche. Serena Enardu criticata dopo Temptation Island: diciamo che vi ho screenshottato solamente quelle più leggere. Alcune erano veramente molto pesanti e ovviamente, facevano riferimento al fatto che lei dopo essersi lasciata con Pago è ritornata immediatamente, nel villaggio dal suo tentatore. E puntavano il dito sulla differenza di età. Mentre Pago Pacifico Settembre ha ricevuto il plauso di tutta la comunità web con parole di grande affetto a partire dalla sorella che ringrazia. Messaggio di Pago a Serena Enardu dopo la rottura a Temptation Island: mi ero ripromesso di non emozionarmi più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio. Anche perché ho già pianto abbastanza e poi vorrei dire che i vostri messaggi non è che siano poi così tanti. No, sono solo molti. Ma molti e ancor di più. Così tanto che non potete nemmeno immaginare. Io non potevo immaginarlo, come l'affetto smisurato nei miei confronti, come se ognuno di voi, ed ora siete tantissimi K, si fosse messo in viaggio insieme a me, soffrendo insieme a me. Non posso che dire grazie proprio ad ognuno di voi, grazie di vero cuore, e che Dio sei benedica tutti. Vi avrei postato uno per uno, giuro. Ma capite bene che sarebbe impossibile e soprattutto ancora non sono riuscito a leggervi tutti. Non riesco a starvi dietro, ma lo sto facendo. Come lo farebbe? Badate bene. Uno che ama scrivere, cantare, suonare la chitarra, stare insieme al figlio e andare alla ricerca della propria strada, con calma, ma lo farò. Ve lo giuro, un solo post però permettetemelo. Si tratta chiocciola Nunu Settembre. La mia sorellina, che come sempre mi colpisce lì, nel profondo, dove ogni tanto mi avete visto scavare, dove sta la mia di verità, la mia vita, la mia famiglia, quella che mi conosce veramente da sempre e che mi amerà per sempre. Qualunque cosa accada, con quella meraviglia di mia mamma chiocciola Maria Rosaria Apuddu, con quella forza di mio fratello chiocciola Pedro trattino in basso Settembre e quella grande anima di mio padre cancelletto Nicola Settembre. Perché quando si tratta di me è di loro che si tratta, perché le tue parole sono le loro sorellina. Lo sappiamo bene noi. Quelle che mi fanno piangere sì, ma di gioia. E se quello che descrivi sono veramente io, allora sappi che il merito è tutto vostro, del vostro amore di cui io ne sarò sempre certo, quell'amore di cui ne sono onorato e fiero, quell'amore vero, incondizionato, di cui mai ci si può stancare. Vi adoro anci. Generalmente non riporto integralmente i messaggi. Ma questo era veramente molto bello. Non trovate anche voi?
CMQ almeno per quanto riguarda la sottoscritta non capisco veramente il comportamento della Serena Enardu.